Buona domenica amici di Chef in Cucina, la Pasqua si sta avvicinando e noi non potevamo che regalarvi una ricetta a tema insieme al nostro chef pasticcere Angelo Di Masso. Bentornati, ci avviciniamo alla Pasqua. Ci avviciniamo alla Pasqua, manca una settimana praticamente, quindi sì, ci siamo. Siamo pronti e poi alla Pasqua mi rende ancora più orgoglioso dell'appartenenza all'Abruzzo. Perché? Queste che oggi andremo a fare, le pupe, sono proprio una tradizione abruzzese e se non vado errato si fa solo qua in Abruzzo, almeno così è ovvio che si fanno. Beh, devo dire che a questo livello non tutti le sanno fare perché sono veramente meravigliose, questa pupa è eccezionale. Sì, no, ma io sono convinto che tantissime casalinghe brave possono realizzare. Anch'io la facevo, tutto. Erano bruttissime. No. Sì, mi uscivano veramente orrende, brutte, ciccione, perché poi forse levitavano troppo. No, beh, perché magari a secondo di come si fa l'impasto, no? Certo. Allora di conseguenza certo, io le tengo certo. Anche un po' più leggere, visto i tempi che le persone vogliono mangiare, però non in maniera così eccessiva. Allora bisogna comunque fare una mediazione tra il dolce, che è la cosa più difficile, riuscire a fare un prodotto sempre appetibile, godibile, ma molto più leggero rispetto a quello che comunque oggi le persone richiedono, dove si cerca di mangiare di meno. Quindi, allora, come si fa? Vogliamo la tua ricetta? Angelo. Allora, la ricetta è semplicissima, è un biscotto e comunque si montano, a differenza uova e zucchero. Quando è montato, vediamo che comincia a schiarire la montata, si aggiunge il burro. Okay. Si fa montare ulteriormente, quindi cambia leggermente la struttura, si aggiunge il latte e per ultimo la farina con la fecola e i vari aromi che si vogliono mettere dall'arancio alla vaniglia al limone. A casa si può prendere un limone arancio e grattugiarlo. Che è perfetto. A parte, perché a me piace farcirle, noi le abbiamo sempre farcite, si fa una crema di mandorle al cacao, come vedranno i nostri telespettatori sul sito e sulla pagina la ricetta. Sì. Bisogna però far bollire, quando si vanno a macinare mandorle, zucchero e farina con il cacao, poi si fa bollire dell'acqua a parte e di conseguenza si fa una crema di questa consistenza. Ok, quindi questa è una crema di mandorle e cacao, perché la nostra pupa è farcita. È farcita. Questa per me è una novità, perché invece quella che faccio io, ad esempio, che ho visto fare da alcuni nella nostra zona, non è farcita, invece qui a Scandola la fate farcita. Sì. È bellissima questa cosa, vedere come la stessa cosa, comunque lo stesso prodotto, poi cambia da zona a zona. Sì, ma poi diventa, a mio avviso, anche più appetibile e più buona. Ora, andremo a fare, poi noi possiamo fare, abbiamo fatto anche l'agnello, per chi non vuol mangiare la carne, l'agnello, mi dispiace per loro. È un agnello per i vegani questo. Possono mangiare l'agnello dolce, no? Che bello, bellissimo. Ecco, allora, da qui possiamo partire, facciamo vedere. Ah, così si parte, ok. Per fare il galletto, no? Sì. Allora, si parte in questa maniera, vedi? Si tiene, oppure io lo giro per far vedere ai nostri spettatori, si schiaccia. Perché questa poi comunque, questo impasto lieviterà, quindi diventerà grandissimo. Sì. Si lievita. Qui arrotondiamo leggermente per la testa. La coda del gallo è bella pronunciata. Sì. Poi si prende la pasta di mandorle, si fa lo stesso procedimento. Ah, dobbiamo dare la stessa forma, lo dobbiamo più o meno, un pochettino un po' più stretto. Sono mesi che ho questa tosse che non mi si leva. Malanni di stagione. Proprio sono
Poi devo dire che qui in pasticceria è un po' freddino, cioè deve essere così. Sì, sì, beh, qui qua l'ambiente di montagna. E poi Scandia, insomma, fa freddo, ecco, siamo in primavera, però insomma. Sì, sì. Sai come si dice a Scanno? Come si dice? A Scanno ci sono 11 mesi di freddo e uno di fresco. E uno di fresco. Però siete fortunati d'estate, quando sì, noi sì, abbiamo quelle giornate torride. No, no, si sta, sì, sì. Allora, adesso, per ricoprire, è ovvio che se non si vuole preparare la glassa di zucchero, si può lasciarlo così, sì. Basta spolvelarlo con un pochettino di lucidarlo con un pochettino di latte, okay. E mettere dello zucchero e si può rifinire così la pupa senza il gallo, l'agnello, okay. Insomma, quello invece che si può fare. In questo caso l'abbiamo rifinita con? Con una glassa di zucchero fatta con chiaro dell'uovo, okay. Con zucchero cotto a 116 gradi. Io qui uso un chilo di zucchero. Con 300 grammi di acqua, no, zucchero semolato, okay. Lo porto a cottura sui 112-14 gradi, sì. A parte monto il bianco dell'uovo con dello zucchero fondente, sì. Faccio montare leggermente la massa, quando lo zucchero è a temperatura lo verso sul bianco dell'uovo e zucchero fondente. Lo zucchero fondente si ottiene sempre con dello zucchero normale, cotto a 121 gradi. Si spatola intorno agli 80 gradi su un tavolo di marmo, sì, su un piano. Si fa rinvenire e quindi diventa una massa più elastica e di conseguenza si va a utilizzare per fare qualunque okay. tipo di copertura. Sì, sì. Okay. Quindi andiamo praticamente a ricoprire il nostro gallo. Sì. Galletto in questa maniera. Sì, vedo che comunque è un impasto facilmente lavorabile. Sì, molto, sì, molto, questo, diciamo, possiamo ridargli la forma precisa fatto, in qualsiasi momento. Perché diventa più semplice lavorarlo, va. Vedi che sei bravissima, quindi. Io adoro, a me piace. Perfetto. Eccolo qua. Allora, qui la testa la andiamo leggermente a piegare. Sì. Questa maniera lo prendiamo, lo mettiamo sulla teglia, sì. Dandogli ancora leggermente la forma giusta, la forma del gallo. Sì. La cottura sono 190 gradi per 20, circa 20-25 minuti. Okay. Dopodiché, se noi vogliamo, ipotizziamo questo, sì. Non volessimo utilizzare nessun tipo di glassa, proprio per lasciarlo semplice, allora andiamo ad aggiungere il becco, giusto? Facciamo il becco, okay. Questo è un po' troppo grande, aggiungiamo il becco, sì. Qui gli facciamo le tre, la cresta, le tre creste, uno, due, ed ecco la terza, facciamo uscire così, andiamo a posizionare. Anche in questo caso, se la vogliamo farcita, la andiamo mettiamo uno strato più fine e poi uno strato più doppio. Facciamo in questa maniera per dare l'idea di come sono le zampette del gallo. Sì, che belle! Sono proprio uguali. No? Più o meno? Sì, sono uguali. È così, basta passare dello zucchero, del latte con un po' di zucchero. Ma guardate caldo, che bello, anche così è bellissimo, semplicissimo. E poi si va a spolverare con dello zucchero semolato prima della cottura e quindi diventa brillante. Oppure i nasini di zucchero. Sì, e allora andiamo un po' più fashion. E per i bambini ci si scrive il nome su. Che bello. Con la targhetta, diventa. Guarda Angelo, io adoravo molto fare, bello. Anche se non erano proprio belle, io adoravo fare questa cosa con la mia nonna. Sì, facevamo sì. Sempre le pupe a Pasqua e poi le regalavamo ed era una cosa veramente veramente bella. Da noi si fa la pupa per le femmine e il cavallo per il maschi. Il cavallo. Bene Angelo, io ti ringrazio per questa ricetta che veramente è perfetta perché insomma manca solo una settimana a Pasqua sì, ed era sì, un sì. Dovere
farla, perché insomma rappresenta perfettamente la tradizione abruzzese, ci fa tornare anche un po' indietro nel tempo e soprattutto dimostra come, ecco, da una tradizione semplice poi si possano creare dei prodotti veramente di alta pasticceria. Sì, sì, cioè queste sono opere d'arte. Sì, sì, ma dopo sono bellissime. La cosa bella, cioè, se tu l'hai sicuramente già provato, alla colazione la mattina e bevuto nella tazza di latte. Con il ripieno al cacao così. Meraviglia, meraviglia. Si lievita. Ma sì, le feste sono fatte anche per lievitare, lievitiamo in tutta tranquillità, che tanto poi arriva l'estate, magari c'è meno appetito, no, vabbè, a me non succede, però magari c'è qualcuno che è un po' più fortunato, perde l'appetito. Grazie. Va bene, Angela. Grazie a te Jennifer. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con noi è quotidiano, ci vediamo domani sempre su Rete 8, Chef in Cucina. Grazie. Thank you.